The summer is magic, oh, oh, oh. The summer is magic, you have to imagine, imagine, oh, oh, oh. The summer is magic. Se ne va la Monaco, rubava la De Rosa, De Rosa punta sferita, torna di mezzo, il sinistro di De Rosa! Dove c'è il Pastore con il destro? Che gol di Pastore! Un gol bellissimo! Monica al volo, fila ancora! Attenzione, il destro di Avorio! Shout and let it all out and scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. You are now rocking with Will I Am and Britney, bitch. Ogni quanto, Ivan. C'è un limite nella vita di un uomo sportivo, un muro che divide la normalità dall'eccellenza. Può essere un momento o una partita come questa. Se hai la forza di superarlo, puoi alzare gli occhi, guardare la luce e pensare di non avere più confini. Dal Pereda Calcio Stadium, Boca Juniors contro Jerry Max Viaggi. Un saluto da Giovanni Sorrentino, Gianluca Ciusolo, Andrea Circolo. Ragazzi, diamo inizio a questo match, ricordiamo l'ultimo del girone di ritorno della massima competizione del torneo San Lazzaro. Ricordiamo la classifica, Jedi Max Viaggi che conduce, non ricordo quanti punti, ma sicuramente a più 3 dai Boca di Trinchillo, i quali con la vittoria aggancierebbero dunque la capolista, avendo quindi gli scontri diretti favorevoli, ricordando il pareggio per 3-3 nella gara d'andata. Spettacolare, ricordiamo. Spettacolare, pareggio con tante polemiche, un rigore fischiato proprio all'ultimo secondo che ha concesso il pareggio alla Jedi Max. Tutto peluso, guardiamo oggi al TAR del Lazio per la sua decisione di essere da direttore di gara è divenuto portiere del Boca Juniors, Peppe Peluso. Importante anche l'innesto di Antonio Carpino, questo oggi fa le fila del Boca Juniors. Vediamo qua pubblico delle grandi occasioni, presidente Colantuono, anche Ugo Potenza in diretta dall'Australia. Beh, Peluso, esplodi il mancinotto. Ma torniamo al calcio giocato. Vediamo Maurello che prova ad allargare a sinistra. C'è nessuno, c'è il solo Cafasso che protegge il filo della sfera. Rovinato Antonio, Antonio fisicamente davvero non ce la fa. Diamo la palla per Allocca. Il caro vecchio Contraudi. No, che in realtà è contrauto, ma nessuno l'ha mai capito. Siamo tutti contrauti, tutti quanti. È una buona favoletta, capito? Era bello perché così era cosa... siamo cresciuti ed è giusto che essere così finisca. E vediamo, forse abbiamo Massimo Bulgarelli qui. No. Ciao Max. Ah no, è caduta la linea. È caduta la linea, tempo orsuno. Ricordiamo che Massimo Caputi ci ha promesso. Interrompiamo qui il nostro primo collegamento a causa pallone esperso per non perdere gigabyte. Ah, Salvi. Preziosi. Guarda Salvi, prova a divincolarsi dalla marcatura. Salvi rientra sul sisto. Ci dà lo Salvi Peluso! Subito fa vedere di cosa è capace. Si distende alla sua destra. Dopo usciranno i sottotitoli. Vediamo Nicolella che spazza. Vediamo Antonio Carpino, solito ispiratore del Boca. Ancora Carpino supera Morello, ancora Carpino supera anche Esposito che però gli leva palla. Pallone che termina fuori. Ancora Carpino in verticale da Luciano Somma, di nuovo per Carpino. Ricordiamo i due compagni di squadra nel Dream Team, squadra campione della Serie B nell'anno 2009. Il destro, il gol di Luciano Somma che porta in vantaggio il Boca. Un destro a giro praticamente esposto dal nulla, anche se Andrea, correggimi se sbaglio, Reale ha qualche colpa nella fattispecie. Da ex portiere ti dico che forse non se l'aspettava, non l'ha vista partire, però poteva fare sicuramente di più. Sta di fatto che nel calcio contano i numeri, come ben sappiamo, dunque 1-0 per il Boca con il gol di quest'uomo qui. Luciano Somma era un destro che ha sorpreso tutti, non si aspettava nessuno.
Diamo palla per Nicolella. Questa è l'altra prova con cui suona Nicolella. Pallone alto sopra la traversa. Ci aveva provato Enzo Nicolella. Lui ha questi colpi. Guardate questo fotogramma, ragazzi. Davvero mi stanno scendendo le lacrime. Davvero sono cose che non si vedono tutti i giorni. La palla per Carpino. Ora Carpino, per favore, entrare sul destro. Vediamo se cambierà tutto. Invece perde il contatto con il pallone, addirittura glielo ruba Mauriello. Ancora Mauriello in verticale. Ancora Luciano Nesumma. C'è Checco Tinchillo. Vediamo Tinchillo cosa si inventa. Prova addirittura. Conclusione piazzata con R1 e quadrato. Pallone che termina. E poi il Cafasso decide che è meglio sperdere il pallone. Ora Mauriello prova il destro peluso con un riflesso strepitoso. L'ha vista all'ultimo, L'ha vista all'ultimo. In una selva di gambe il riflesso è riuscito. Il riflesso è riuscito ad evitare il peggio. Inizia qui il secondo tempo fra Boca Juniors e Gedimax Viaggi. Punteggio di 1-0 per il Boca. Decide il gol di Luciano Somma. Ma da segnalare una super prestazione di Peppe Peluso, che davvero sta salvando i suoi. Un primo tempo fatto di parate, interventi, colpi di reni, grandissimi riflessi per Peluso. Miglior acquisto di Trinchillo sicuramente in questo campionato. Ristro! Continua a lamentarsi. Questa scena è stupenda. Gianni e Pinotto. C'è Bilotto di prepotenza ancora. Bilotto prova il destro reale. Trinchillo, Nicolella. Palla spazzata, rimessa in zona d'attacco per il Boca, che non si accontenta, che controllo di Boca. I nostri operatori, la Trinchillo Cam totalmente dedicata a Francesco Trinchillo e i suoi movimenti da bomber consumato. Qual è? È mondo spa. Ancora Salvi, Salvi! Giuliano Salvi! Il pareggio della Gedimax! È sempre lui l'uomo decisivo. Ancora Giuliano Salvi, come all'andata, punisce gli uomini di Trinchillo. L'aspetto dei calci di rigore è sempre più vicino. Ma non quale calcio di rigore, è stagione regolare questa. Ah, Esposito, il destro basso, la direzione, il gol di Gianni Di Maio, il sorpasso della Gedimax, 2-1 di Gianni Di Maio. A questo punto scatta l'intervista al presidente. La Gedimax va in vantaggio. Le lacrime di Esposito. Anzi no, sangue dal naso. No, nemmeno. Commozione, che cos'è qua? Il vantaggio della Gedimax, che ribalta tutto. Non ti girare mai. Clamoroso al pianeta calcio. Dopo un dominio dei gialli di Trinchillo, arriva il 2-1 ad opera di bomber Di Maio. Palla per Jenny Di Maio. Un solare di qua, un solare di là, e Testone ci sembra Drogba. Vediamo Savoia, che si è fatto le foto con chiunque, anche con Albano Carrisi. Un pensiero a Santo Savoia, sempre presente nei nostri cuori. Veramente? Sì, sì. Beh, ogni volta devi andare a dormire, sempre ci penso. Però me la sogno pure la notte, sai. Ma fisicamente comunque devo dire una marcia in più per la Gedimax. Si giocheranno 2 minuti di recupero, l'avevamo detto. Il Boca Juniors forse la sua pecca è sempre questa. Ogni partita cambia almeno 2-3 uomini, dunque i meccanismi non sono mai collaudati. Sempre nuovi giocatori, invece la Gedimax è sempre lo stesso tetto titolare. Ormai i meccanismi sono ben oliati e assimilati. Vediamo Luciano Somma, verticale da Cafasso. Destra da Trinchillo. Trinchillo prova il dribbling. Bravissimo Ivan, bravo, bravo. Bravo Ivan, bravissimo. Se Trinchillo va a prendersi il pallone sulla fascia laterale, significa che qualcosa Andrea, non va. Quanto gli metterete? Ancora palla per 41. Incoraggiamento. Non è stata una brava partita. Ancora Esposito, Nicolella la spazza. Nicolella sta con un pazzo. Bravissimi, ci dà. Palla girata bene. Dai una mano. Giù, Lotto per la locca. La locca in verticale, Trinchillo bene. Palla messa in mezzo. Autogol sfiorato. Dai. Ma dove sale anche Veluso? Rischiando forse qualcosa? Giuli, aiuto, tutta a destra!
La porta è vuota! La porta è vuota! Salve in verticale! Per Colantuono! Colantuono! Beh, Peluso ormai è rientrato fra i pali, prontamente. Si è persa l'inerzia del contropiede. Andiamo Carpino che prova a partire palla al piede. Ancora Carpino, ancora Carpino. Serve Trinchillo. Locca, okay, okay. Destro alto. Sopra la traversa, manca davvero pocissimo alla fine di questo siamo match. Siamo sgoccioli. Che potrebbe regalare alla J di Max il più 6. Il più 6 in classifica. Nei confronti del Boca che era passato in vantaggio, lo ricordiamo. Andiamo Carpino, cosa si inventa ancora Carpino. E finisce qui il punteggio di 2 a 1 per la Jedimax che... Quale è il gol? Chi vince? Già sappiamo che vince uno, scusate. No, non ci riesce. È sul 2 a 1. Interrompiamo qui il nostro collegamento. Ringrazio i miei colleghi di telecronaca. Grazie Andrea, grazie Gianluca. Un saluto a Sky. Un saluto da Piazza Fu. Arrivederci nel post partita Super Sport. Eccoci qui con Vincenzo Nicolella e Giuseppe Peluso, migliori in campo della partita che la Jedimax Viaggi ha vinto per 2-1. Ci viene da dire solo per 2-1, grazie anche alle parate strepitose di Peluso. Cominciamo con te, Pep. Cosa non ha funzionato oggi? Avete partiti bene, poi cosa è successo? Abbiamo giocato male in difesa, secondo il mio avviso. Nicolella, che dici? Per me c'era il rigore per il 2-0, solito fallo di Enzo, che dice che non l'ha toccato, però Trinchillo ha visto pure un po' la piscina. Sono d'accordo, pensavo di stare all'acqua fantasy. Eccoci qui, dice però, Nicole... però onesto, l'hai preso o non l'hai preso? Non l'ho proprio toccato. Enzo, cosa ci dici del paragone in tribuna fra Tania Cagnotto e Checco Trinchillo? Io vedo molto più tuffatore Trinchillo, può presentarsi... Enzo, ancora un'altra prestazione sontuosa, ti lanci prepotentemente nella vetta della classifica dei difensori, hai tenuto bene Trinchillo, non l'ha vista mai stasera testone. Vabbè, diciamo questo è il calcio, chi è più forte vince. E il fatto che il portiere avversario sia stato il migliore in campo significa che abbiamo nettamente dominato. Questo è vero. Senti, un messaggio si può dire forse in definitiva che la Jedimax l'ha spuntata perché l'ottetto è sempre quello, mentre Trinchillo cambia 7-8 elementi ogni giornata, allora, quindi i meccanismi non sono oliati. Sono d'accordo, noi siamo una squadra soprattutto, e pensate che addirittura per pur di vincere questa partita non ha fatto più arbitrare Beppe Peluso, l'ha chiamato a porta. non a caso è il migliore in campo, quindi già questa per lo qualifica. Quindi adesso più 6 sul Boca, appuntamento forse in finale adesso. No, ma non importa aver vinto un pareggio, una vittoria, già ci basta questo. Però, primi, è finita così, non fa niente. Ma ci sono anche dei playoff adesso. Ma chi ha detto che arrivano in finale? Scusami, attenzione le dichiarazioni. Sta sbagliando. No, quindi... però può essere che la prossima volta farà altre convocazioni, saranno ancora più forti. La prossima c'è per noi avremo ancora più stimoli a batterle. La prossima viene Morfeo, tutti le vecchie glorie. Camerà in attacco, ballotta, 46 anni. Allora, grazie a Nicolella e Peluso, grazie ragazzi. Grazie Peluso, sei un campione.